C'era una volta, tanto tempo fa, un mercante che aveva tre figlie. Per lavoro questo mercante doveva partire per un lungo viaggio, per cui disse alle figlie, prima di partire vi farò un regalo, perché voglio lasciarvi contente. Ditemi cosa volete. Le ragazze ci pensarono su e dissero che volevano oro, argento e seta per ricamare. Il padre comprò oro, argento e seta e poi partì raccomandando che si comportassero bene. La più piccola delle tre sorelle, che si chiamava Ziricochela, era la più bella e le sorelle erano sempre un po' invidiose. Quando il padre fu partito, la più grande prese l'oro per filare, la seconda prese l'argento e a ziricocchela diedero la seta. Dopo pranzo si misero tutte e tre alla finestra e cominciarono a ricamare e la gente che passava guardava in su alle tre ragazze, le passava in rassegna e sempre gli occhi di tutti si fissavano sulla più piccola. Venne la sera. E nel cielo passò la luna, guardò alla finestra e disse, Quella dell'oro è bella, quella dell'argento è più bella, ma quella della seta le vince tutte. Buonanotte, belle e brutte. A sentire queste parole, le sorelle erano divorate dalla rabbia e decisero di scambiarsi il filo. L'indomani diedero a Ziricochela l'argento e dopo pranzo si misero a ricamare alla finestra. Quando passò verso sera la luna disse, quella dell'oro è bella, quella della seta è più bella, ma quella dell'argento le vince tutte. Buonanotte, belle e brutte. Le sorelle sempre più piene di rabbia. Presero a fare a Ziricochela tanti, tanti sgarbi che ci voleva la pazienza di quella poverina per sopportarli tutti. E nel pomeriggio dell'indomani, mettendosi a ricamare alla finestra, diedero a lei l'oro per vedere che cosa avrebbe detto la luna. Ma la luna, appena passò, disse, quella dell'argento è bella, quella della seta è più bella, ma quella dell'oro le vince tutte. Buonanotte, belle e brutte. Ormai, di Ziricochela, le sorelle non potevano nemmeno sopportare la vista. La presero e la rinchiusero su, in soffitta. La povera ragazza se ne stava lì a piangere. Quando la luna aprì la finestrella con un raggio e le disse, vieni, la prese per mano e la portò via con sé. Il pomeriggio seguente le due sorelle ricamavano da sole alla finestra. Di sera la luna passò e disse «Quella dell'oro è bella, quella dell'argento è più bella, ma quella che è a casa mia le vince tutte!» «Buonanotte, belle brutte!» Le sorelle a sentir questo corsero a vedere in soffitta «Eh, ziricochela, non c'era più!» Allora mandarono a chiamare una maga, che indovinasse dov'era finita la sorellina. Il responso della maga fu che la era in casa della luna e non era mai stata tanto bene. Ma come possiamo fare per farla morire? chiesero le sorelle. Lasciate fare a me, disse la maga. Si travestì da zingara e andò sotto le finestre della luna per vendere le sue mercanzie. Zire coccola s'affacciò. La maga le disse: "Vuoi una di queste belle mollette? Guarda. Te la do per poco." Mm. A la quelle mollette piacevano davvero tanto, tanto, tanto. E fece entrare in casa la maga. Aspetta, te ne metto una io nei capelli, disse la maga e gliela mise in testa. Ziricocola diventò subito una statua. La maga scappò a raccontarlo alle sorelle. Quando la luna tornò a casa dopo il suo giro intorno al mondo, trovò la ragazza diventata statua e cominciò a dire «Ecco, te l'avevo detto di non aprire a nessuno, mi hai disubbidito, meriteresti che ti lasciassi così!» <ride> Ma finì per averne compassione e le tirò via la molletta dalla testa. <ride> Ziricochela tornò a vivere come prima e promise che non avrebbe aperto più a nessuno. Dopo un po', le sorelle tornarono dalla maga a chiederle se Ziricò che la era proprio 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 morta. La maga consultò i suoi libri magici e disse che non capiva come mai la ragazza era di nuovo viva e stava bene. Le sorelle ricominciarono a pregarla di farla morire. La maga tornò sotto le finestre della casa della luna e questa volta vendeva dei pettini. La ragazza a vedere quei pettinini non seppe resistere e fece entrare la maga in casa. Ma appena ebbe in testa un pettine, eccola, ridiventata statua. E la maga scappò dalle sorelle. La Luna rincasò e a vederla di nuovo statua si inquietò e gliene disse di tutti i colori. Ma quando si fu sfogata, le perdonò ancora e le tolse il pettine dalla testa. E la ragazza risuscitò. Però, se succede ancora una volta, ti lascio morta e ziricò che la promise. Ma voi pensate che le sue sorelle e la maga si sarebbero arrese così? Eh, no, no, no. Venne per la terza volta a casa della luna e questa volta vendeva una camicia tutta ricamata. Ah, la più bella che si fosse mai vista! Ah, Ziricocchela mm, volle provarla. Eh già! Solo che appena la ebbe indossata, ecco che diventò una statua. La luna stavolta non ne volle più sapere. Statua com'era e per soli tre centesimi la vendette a uno spazzacamino che passava di lì. Questo spazzacamino girava tutte le città con la sua bella statua legata sopra l'asino finché un giorno non arrivò Proprio nella città dove il figlio del re viveva. Vide quella bellissima statua e si innamorò. La comprò a peso d'oro, eh? la portò nella sua stanza e passava le ore a guardarla, guardarla, guardarla. E quando usciva chiudeva la porta a chiave perché voleva essere solo lui a guardarla, guardarla, guardarla. Ma anche questo principe aveva delle sorelle che dovevano andare a una grande festa da ballo e volevano farsi una camicia esattamente uguale a quella della statua. Così mentre il fratello era fuori con una chiave falsa entrarono per togliere la camicia a Ziricoccola. Solo che appena la camicia fu sfilata, Ziricoccola si mosse e tornò viva. Le sorelle per poco non morirono loro dallo spavento, eh. Ma Siricocole raccontò tutta la sua storia. Allora decisero di fare uno scherzo al principe. La fecero nascondere dietro una porta e aspettare che il fratello tornasse. Il figlio del rentro non trovò più la sua statua e cominciò a piangere disperato. Ma lei saltò fuori e gli raccontò tutto. Allora il giovane la portò subito dai suoi genitori presentandola come la sua sposa. Le nozze furono subito celebrate e le sorelle di Ziricochela, che lo seppero naturalmente dalla solita maga, morirono di rabbia immediatamente. Vi sarete accorti che questa fiaba. Assomiglia molto ad un'altra più famosa, e cioè a Biancaneve. Allora io adesso vi propongo una cosa. Provate a pensare a tutti i punti in cui questa fiaba assomiglia a quella di Biancaneve. E poi provate a pensare a tutti i punti in cui questa fiaba è diversa da quella di Biancaneve. E se volete, ce li scrivete.